Una trentina di nuclei familiari a Meta Aurilia, in via Iozzino, come è accaduto ai loro concittadini del quartiere della Tombaccia e di Ponte Sasso, per rimanere nel comune di Fano, ma anche di altre località sparse in tutta la provincia, sono ormai da una ventina di giorni con le pompe di drenaggio dell'acqua accese notte e giorno. Una situazione che non accenna a regolarizzarsi affatto, anzi peggiora col passare del tempo. Il sottopassaggio in fondo alla via è ormai ridotto a una vera e propria piscina, con 1,5 metri d'acqua. Le fogne non ricevono, anzi buttano fuori, ed il collettore principale, non ricevendo più, rimette in circolo l'acqua. Praticamente un gatto che si morde la coda. E non sappiamo più a chi rivolgerci, perché molte istituzioni fanno lo scaricabarile. Anzi, poi obiettivamente in questi giorni c'è stato anche un intervento dell'AGET che ringraziamo, perché ci ha aiutato un po', però non ha risolto il problema, perché non possono risolverlo, perché il problema sta a monte. Perché là c'è una pompa, però se il sottopassaggio è lagato vuol dire che non fa il suo, quello che dovrebbe fare. Il sottopassaggio è lagato e la pompa, in poche parole, da quello che ho capito, da quello che mi hanno detto anche i tecnici dell'AGET, fa come se fosse un ricircolo di un acquario. Ricicla l'acqua al posto di farla uscire. Penso che sia perdita normale come qualsiasi fognatura, tanto è acqua chiara, però non fa bene il suo lavoro. Dall'inizio della strada ad arrivare fino in fondo, davanti a ogni garage e ogni cancello, c'è un tubo che butta fuori acqua per non allagare garage scantinati. Una situazione che i residenti possono anche comprendere. Campi ridotti ad acquitrini, neve sciolta rapidamente e piogge torrenziali sono la base di tutto questo, ma ciò che rende esasperante la situazione è la durata. 20 giorni è un tempo inaccettabile e inoltre non si sa chi e cosa deve fare per intervenire a sanare questa situazione. Chiediamo che almeno qualcuno venga a vedere e ci sappia dire quale potrebbe essere la soluzione o qual è il problema, almeno per sapere, anche perché a me alla fine dei conti, cioè, cambia poco nel senso buono, ma qui c'è anche gente che ha attività, io questo per dire a un mio amico dietro le mie spalle, ha un'attività, a Pasqua dovrebbe aprire, ma come facciamo o come fa aprire un'attività in questo modo? Il ristorante può anche funzionare, è al chiuso, però qua è... E te la fai solo girare.